Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 24esimo episodio per la nostra serie di Nier Automata. In questo video andremo a raccogliere l'enorme quantità di missioni secondarie che si sono rese disponibili dopo aver avanzato con un pezzettino della storia di 2B. Quindi anche stavolta, siccome le missioni sono veramente tante, io mi sono creato, e l'ho fatto anche per voi, una sorta di percorso ottimizzato per prenderle tutte nel minor tempo possibile, in base anche alle zone che andremo a visitare. Un'altra cosa che è doveroso che io vi aggiunga come spiegazione è che dopo l'evento di storia al quale abbiamo assistito, come potete vedere, il livello delle biomacchine, anche comuni, che affrontiamo all'interno della mappa di gioco, sono cambiate di molto. Infatti precedentemente oscillavano tra il 7° e l'8° livello, mentre adesso sono di livello 20. Ovviamente tutto ciò, ragazzi, non è un male, anzi, tutt'altro. Questo ci permette di accumulare più punti esperienza, più soldi e soprattutto di raccogliere, se siamo fortunati, oggetti e chip più rari. Quindi per potenziare ancora di più 2B, o ancora meglio, per poter ottenere delle risorse sempre più consistenti e sempre più utili. Quindi partendo dalle rovine della città, semplicemente avanziamo nello sconfiggere queste nuove biomacchine, sia per ottenere magari qualcosa di buono, ma anche per farci un pochettino la mano e ripassare alcune combo o alcuni elementi di combattimento. Anche magari per imparare nuove strategie in base al tipo di macchina che stiamo affrontando. Come vedete, queste macchine simili dinosauri si possono affrontare tranquillamente corpo a corpo da distanza ravvicinata, stando attenti semplicemente ai vari saltelli che fanno. Continuando ad avanzare su questa strada, riceviamo una nuova email. E proprio qua a due passi, chiaramente, c'è un punto d'accesso dal quale la possiamo leggere. Operatore 60, dettagli confidenziali. Leggendo questo messaggio avremo poi disponibile e attivata una nuova missione secondaria. La tua nuova missione consiste nel catturare i membri Yora sovversivi. Non solo hanno disertato la loro unità, ma abbiamo la conferma che si sono dedicati ad attività illegali, tra cui il furto di risorse della resistenza. Tali unità devono essere arrestate al più presto. Operatore 60. Nota bene. Questo è un ordine diretto del comandante, in quanto tale non deve assolutamente essere inoltrato, cioè lo dobbiamo svolgere noi, non possiamo delegare tale compito a magari sottoposti o ad altre unità Yora. E infatti è così che abbiamo attivato la missione secondaria Yora Traditori. Fatto anche questo, andiamo a raggiungere il pallino qui vicino a noi, che sta a raffigurare un elemento, se non ricordo male, della resistenza, che si trova proprio sopra questo edificio qui. In più, chiaramente, attivando questo tipo di missioni secondarie, se vedete che sulla mappa appaiono molte di queste chiazze rosse che si allargano e si stringono, assolutamente è tutto normale, non vi preoccupate. Sono semplicemente gli obiettivi delle missioni che stiamo attivando, come vedete gli Yora Traditori. Quindi tra un po' considerate che la mappa di gioco sarà completamente tappezzata di chiazze rosse lampeggianti, sarà un casino infinito. Comunque, detto anche questo, andiamo avanti e parliamo con quest'altro tizio qui dentro che ci offrirà un'altra missione secondaria. Ehi, tu sei un'unità Yora, vero? So che è una richiesta improvvisa, ma potresti aiutarmi? Sarebbe una specie di emergenza. A quanto pare alcune biomacchine hanno rubato dei chip inseribili contenenti dati segretati. Se si rendono conto di cosa hanno per le mani, saremo in guai seri. Devi aiutarmi a recuperarli. Gli diamo una mano. Grazie. In tutto devo rintracciare 3 chip inseribili. Ti faccio avere i codici dei segnali, così ti sarà più facile trovarli. Sono tutti da qualche parte in città, quindi spero che non ci vorrà molto. Missione, recupera le informazioni confidenziali, accettata. Quindi anche questa è sistemata. Adesso andiamo ad eliminare le piccole biomacchine qui in zona, che sono comunque sia di livello 15 o livello 19, quindi sempre si attestano tra il 15 e il 20. Ripulita anche la zona, andiamo di fronte a questo Goliath precedentemente abbattuto. Saliamo su questa roccetta e se non lo facciamo, ragazzi, questa attività secondaria non si attiva.
じゃあ破壊を。いえ、その必要はないと思います。駆動部分が破壊されているので、攻撃してくる心配はありません。調べてみると、何か面白いものが出てくるかもしれません。 Ed arrivando sul bordo di questa struttura in cemento semidistrutta, possiamo interagire direttamente con la macchina di fronte a noi. Proverò a riparare i suoi circuiti danneggiati. Perché? Per scoprire di più sulle macchine, non pensi che ne valga la pena? Se lo dici tu. Mi servirà una vite nuova per terminare le riparazioni. Potremmo trovarne una tra i resti degli altri nemici. Pod, ricerca la posizione dei relativi nemici. 目標地点の情報を入手。マップにマーク。 E si è attivata così la missione secondaria Esame Biomacchina 1. Ed è proprio a due passi rispetto alla posizione della missione secondaria Esame Biomacchina 1 che riusciamo a salire anche su questo ponte semidistrutto. Ci prendiamo anche l'oggettino perché chissà che cos'è. Ok, un cristallo. Ed attendiamo che la biomacchina di fronte a noi volante faccia il giro per potergli parlare al volo. Adesso. Niente, l'ho mancata. Aspettiamo che rifaccia il giro e cerchiamo di intercettarla al volo col tasto cerchio. Mi raccomando, un consiglio importantissimo, anche per attivare quest'altra missione secondaria è fondamentale ripulire dalla zona di interesse tutti i piccoli nemici, altrimenti non avremo modo di interagire col committente e perderemo soltanto tempo, come avete visto che mi è appena successo. Quindi torniamo su in cima, notiamo dalla posizione di 2B, dalla sua postura, che tutto va bene, infatti è in posizione retta, non è in combattimento, e parliamo con la biomacchina. Ehi tu, stai vivendo ogni momento intensamente come se fosse l'ultimo? La vita è un attimo fuggevole, dobbiamo volarvi attraverso come frecce e non perdere mai la direzione. Vediamo chi di noi è più veloce, credi in te e agguanta il futuro. Per dar via a questa missione dobbiamo accettare la sfida per forza. Oh sì! E si comincia. Quindi veniamo automaticamente trasportati all'inizio di questa gara di velocità. Proviamo comunque a svilupparla, se non ci riusciamo attualmente non ce ne preoccupiamo assolutamente, più avanti saremo equipaggiati di conseguenza per avere sicuramente più possibilità di vittoria. E quindi per tutta l'area riguardante rovine della città, le missioni secondarie sono state attivate. Adesso ce ne andiamo al qui vicino accampamento della resistenza e prendiamo le altre. Ed arrivati all'accampamento parliamo con questa ragazza qui. Qualcosa non va? Voi siete Yora, vero? Non è che per caso... Qualche tempo fa mi sono ritrovata in una rissa con alcune biomacchine e ho avuto la peggio. Lo scontro ha danneggiato parte della mia memoria, il che è un bel problema, come potete immaginare. Per esempio, queste fotografie non so dove siano state scattate né cosa siano, so solo che sono importanti. La prima è nel deserto, in un'area che non abbiamo ancora visitato ma che sarà più avanti possibile esplorare senza alcuna difficoltà. La seconda, lo riconosciamo tutti quanti, è Luna Park. La terza è un'area che ancora non abbiamo mai visto, ma che più avanti con la storia potremo visitare. Quindi anche questa missione secondaria, ve lo dico di subito, abbiamo fatto bene a recuperarla adesso, ma la svolgeremo più avanti. So che avete molto da fare, ma se aveste un po' di tempo per aiutarmi, ve ne sarei molto grata. Accettiamo di aiutarla, mentre il tizio ci trascina via. Ok, grazie mille. Se trovate il luogo mostrato in una di queste fotografie, inviatemi le coordinate. Cioè, praticamente, diciamo dov'è, così che lei va e magari recupera i ricordi. Spero che in questo modo riuscirò a recuperare la memoria. Se troviamo qualcosa, te lo faremo sapere. Grazie. Quindi abbiamo anche attivato la missione secondaria Fotografie. Per quanto riguarda l'accampamento, non finisce qui perché, andando in fondo alla struttura, saliamo sulla scaletta. Superiamo qui il cancelletto e scendendo in basso andiamo a recuperare un'altra missione secondaria, semplicemente parlando con il tizio seduto qui sulla sinistra. Non so che cosa fare. Chiedi cosa succede. Che succede? Magari posso aiutarti. Tu vieni dal bunker, giusto? Beh, ho dei pacchetti da consegnare, ma non riesco a portarli fuori dal magazzino.
doveva occuparsene un mio superiore, ma ora tocca a me e c'è così tanta roba che non riesco a spostarla. Me la farà pagare cara. Devo portare fuori quei pacchi. Potresti recuperarmi quelle merci? Accettiamo di aiutarlo per poter così attivare la missione, poi comunque sia non la svolgeremo adesso. Evviva, grazie tante. Missione secondaria, problemi di ordine, accettata. Ce ne andiamo via direttamente e la completiamo in un prossimo episodio. Fatto anche questo, recuperiamo l'oggettino qui sulla sinistra, droppino a caso, ok, 200G, e adesso il nostro obiettivo sarà andare al villaggio di Pascal, quindi al villaggio delle biomacchine. Questo perché? Perché al suo interno ci saranno altre attività secondarie, ma non solo lì, potremo recuperare qualcosa anche strada facendo, cioè nella tratta che separa l'accampamento al villaggio delle biomacchine. Quindi continuiamo ancora questo nostro giro ottimizzato per far tutto quanto in un passaggio unico. Ed è proprio a metà strada che incontriamo questo robottino vestito da giullare, quindi qualcosa che ci ricorda di molto Luna Park. Ciao, tu sei un androide, vero? Vorrei chiederti una cosa, credi che il mondo sia pieno d'amore? Forse. Non credi che dovremmo tutti esprimere maggiore felicità nella nostra vita quotidiana? Può darsi? Esatto, e in questo caso sembri proprio la persona giusta per aiutarmi a rendere questo mondo un posto migliore. Ma certo, davvero? Credi nel sogno di creare un legame universale attraverso l'amore? Sì, sì, c'hai ragione te, altro che. Tagliamo corto. Capisco, capisco, allora forse posso fidarmi di te. Sai, molte macchine detestano combattere. Perciò ho deciso di radunarle e organizzare una parata. Sarà una parata in onore dell'amore e dell'amicizia tra tutte le creature. D'altro canto, molti nostri simili non vedono di buon occhio tali esplicite manifestazioni di pace e di amore. Pertanto vorrei che sorvegliassi la parata per garantire che il suo sublime messaggio venga diffuso in piena sicurezza. Per attivare tale missione accettiamo di scortare la parata. Grazie per l'aiuto. Sarebbe fantastico se potessi tenere al sicuro i miei compagni durante la parata, quindi in sostanza facciamo da scorta armata tutto qui. E ora dimostriamo a tutti il potere dell'amicizia. Ed anche la missione secondaria scorta della parata è stata accettata. Anche in questo caso non la andiamo a svolgere ora perché non è ancora il momento, non ci interessa. Quindi anche in questo caso lasciamo stare tale attività secondaria, sia per adesso sia anche per i prossimi episodi a breve, proprio perché il livello dell'attività è talmente tanto elevato che sarebbe soltanto una perdita di tempo tentare di completare questa missione adesso. Scusami, posso chiederti che cosa è successo? Oh, è così imbarazzante, ma se proprio volete saperlo, stavo litigando con mio figlio. Ma non mi dire. Non vuole darmi retta, e adesso se ne è corso via chissà dove. Non vorrei sembrarvi sfacciata, ma potreste andare a cercarlo e riportarlo a casa? Io purtroppo non riuscirei mai a sopravvivere là fuori da sola. Accettiamo di aiutarla. Faremo il possibile. In fondo è un cuore d'oro, eh? Tenerona. 9S non si regola mai. Ed abbiamo accettato anche la missione secondaria a lite di famiglia. Di qui continuiamo ancora ad avanzare verso il villaggio di Pascal. E anziché andare proprio all'interno del villaggio stesso, dove non c'è niente di interessante al momento, svoltiamo a destra e andiamo a raggiungere il Luna Park. E all'entrata del Luna Park parliamo con quest'ultimo robottino, quest'ultima biomacchina. Salve salve, un caloroso benvenuto a Luna Park. Ecco la tua tessera, se raccogli tutti i timbri vincerai un premio gratuito. Oggetti ottenuti, tessera per uno. I timbri sono sparsi per Luna Park, cerca dappertutto. E detto tra noi, ho sentito che i premi sono veramente grandiosi. Non ti trattengo oltre, buona fortuna e buon divertimento. Missione secondaria raccolti di timbri accettata.
Ed è così, ragazzi, che parlando anche di quest'ultima biomacchinina, che abbiamo completato tutto il percorso che ci siamo prestudiati per ottimizzare i tempi anche della raccolta delle missioni secondarie, che vi vado rapidissimamente a rielencare. Esame biomacchina 1, lite di famiglia, asso della velocità, fotografie, iora traditori, recupera le informazioni confidenziali, problema di ordine, raccolta timbri, scorta della parata. Inoltre, infine, aprendo la mappa, ci viene un colpo perché un mare di chiazze rosse impressionanti, un po' ovunque. Chi più ne ha, più ne metta. Quindi, ragazzuoli, fatto visto, spiegato e detto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 24esimo episodio della nostra serie di Nero Automata tutto si conclude qui. Io, come sempre, ragazzi, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!